Si chiama Taste It ed è l'evento dedicato al vino italiano e internazionale di qualità che si svolgerà dal 20 al 22 marzo a Marotta di Mondolfo. Il Gusto Lab di via 25 aprile verrà allestito per l'occasione con uno spazio espositivo di 600 metri quadrati che si trasforma in un palcoscenico dei migliori vini, birre e spirits accuratamente selezionati. Saranno a disposizione delle aziende e degli operatori del settore per un assaggio con tutti i sensi, tradotto in un momento di piacere, di confronto e di apprendimento. È un'iniziativa innanzitutto coraggiosa in questo momento, ma voleva essere anche un segno di ripresa. Abbiamo ripreso quella che era un'idea avuta 4-5 anni fa con l'azienda SPD Marotta, dove abbiamo selezionato quelli che per noi sono i custodi del territorio, i vignaioli poeti, quelli che mettono l'anima prima di qualsiasi altra cosa nel loro lavoro. E li abbiamo racchiusi e abbiamo pensato di presentarli al pubblico, sia al pubblico della società civile sia agli operatori del settore. Quindi ci sarà una manifestazione dove si può venire a parlare con i produttori, dove si possono sentire i racconti della loro terra, dove si può assaggiare il loro vino del cuore e dove possiamo praticamente cercare di creare un ambiente dove ricominciare questo da un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Sarà una 3 giorni con 35 produttori e più di 200 etichette in degustazione. Taste It aprirà al pubblico domenica dopo le 10 a conclusione della cerimonia inaugurale e proseguirà fino a martedì prossimo ogni giorno dalle ore 10 alle 18. L'ingresso all'evento avrà un costo di 15 euro e il programma può essere consultato sulla pagina Facebook dedicata. L'iniziativa ben si sposa con il progetto della regione sempre attenta alla promozione delle eccellenze del territorio per rilanciare un brand marche forte e riconoscibile. Noi abbiamo una grande strategia che riguarda il nostro vino, le nostre aree interne, ma anche tutte le città che hanno delle certificazioni enogastronomiche di qualità. Abbiamo inserito tutto quanto dentro un contenitore che prepareremo come progetto di enoturismo da presentare al Ministero per il Recovery Fund attraverso il Distretti del Cibo. Prepariamo appunto un grande progetto dove il turismo si farà attraverso il vino, l'agricoltura, ma soprattutto i prodotti di qualità. E vorremmo la massima partecipazione, il massimo coinvolgimento, la sussidiarietà più totale con gli imprenditori. Per noi è fondamentale che questa operazione venga raccolta, questa sfida venga raccolta dagli imprenditori, da chi produce, a chi commercializza, a chi trasforma, chi rivende, chi somministra, chi assaggia, tutte le associazioni di categoria, le associazioni culturali, e quindi dobbiamo creare una partecipazione trasversale e orizzontale attraverso il vino che diventerà il motore e l'attrattore nei nostri territori per farli conoscere e farli scoprire. Una cantina straordinaria come questa, un'enoteca come questa è un grande valore aggiunto e a buon diritto fa parte della strategia che vogliamo portare avanti.